Avete visto, questa bicicletta non è solo funzionante, ma anche una potenza stratosferica, è fantastica. Allora perché ce l'ho io? Beh, perché ho deciso di mandarla in assistenza e testare l'assistenza tecnica di questa ditta. In realtà, come vi dicevo, sono un po' di parte perché io la conosco molto bene questa ditta, dato che ci ho lavorato, e in realtà le due persone che adesso sono all'interno dell'assistenza tecnica, mi posso permettere di dire che le ho formate io. Per cui hanno buonissime basi per identificare ogni tipo di problema su questa bicicletta, ma io con questa ditta ho un po' discussicchiato proprio anche per il motivo dell'assistenza, ovvero che erano un po' di mani larghe e quindi cercavano di far passare in riparazione qualunque tipo di difetto, anche laddove a volte non se lo meritavano, perché magari non era colpa né della bicicletta né della batteria. Per cui adesso voglio vedere se riesco a farmi dare un'altra batteria da questa ditta, proprio manomettendo questa che invece è funzionante. Quindi adesso io la vado ad aprire, la manometto io perché in realtà è funzionante e la porto in assistenza. E voglio vedere se l'assistenza tecnica della ditta è in grado di riconoscere che la batteria è stata manomessa e quindi non più utilizzabile a causa di una origine esterna, quindi a causa mia, o se invece non si renderanno conto di questo e me la sostituiranno come ogni tipo di riparazione, ecco, che quindi gli può capitare sotto mano. Andiamo a vedere. Allora, per prima cosa diamo un'occhiata a questa batteria. Beh, questa batteria presenta un codice seriale che adesso ci segniamo, ma che come vedete finisce con 38, così vediamo anche se ci sostituiscono il pacco batteria, e presenta dei sigilli di garanzia. Questo era uno dei difetti che io avevo segnalato, cioè che questi sigilli di garanzia non li avevamo in ditta, non li sapevamo sostituire perché questi qua giù avevano difetto che non si rompevano e che quindi venivano via tutto intero. Un sigillo di garanzia che non si rompe non trova molto senso. Per cui adesso io vado ad aprire questa batteria e vedere come la posso manomettere. Troviamo per aprirla queste 5 viti. Adesso non posso estrarre tutto il pacco batteria perché per estrarlo bisogna aprire la parte sopra e questa va sostituita con la buccia di ricambio, ma non avendo io la buccia di ricambio non posso aprirla del tutto, per cui tutti i lavori che io adesso ho intenzione di farci mi devo limitare a farli da questa distanza e con questo margine di manovra che come vedete è veramente molto molto poco, ma sono sicuro che qualcosa mi posso inventare. Ora, se io lavorassi sulle pile, quindi tagliando magari uno di questi cavetti, penso che sia una cosa che loro potrebbero comunque sia vedere molto facilmente. E io invece voglio complicargli un pochettino di più le cose, per cui penso di interagire direttamente sul BMS andandoli a manomettere il BMS in qualche punto, in maniera tale che non si veda magari questo strato qui nel mezzo, che non si vede e che quindi il BMS si disattiva e vedere un attimino se loro sono in grado di riconoscere che si è disattivato oppure non sono in grado e quindi riconoscere se, che è stato manomesso oppure se me lo passano in garanzia. Questo è uno dei punti più cruciali perché una delle discussioni più grosse che ho avuto lì dentro, so che io ero l'aspetto tecnico e loro erano l'amministrazione, l'amministrazione mi interessava solo se la batteria andava o non andava, non tutti i tecnicismi che c'erano dietro. A me invece interessavano molto perché dovevamo poter capire cose come questa, cioè quando le batterie vengono manomesse, è vero che una batteria che va, la bicicletta che va, nessuno si mette lì a romperlo apposta perché lo vuole rompere, però secondo me è molto molto utile saper riconoscere questa cosa proprio per poter escludere le garanzie laddove non sono appunto da passare. Quindi adesso io farò un paio di cosine, andrò a sostituire uno di questi fusibili con uno rotto e bruciato, così farò finta che insomma la batteria abbia subito un cortocircuito e poi andrò a manomettere il BMS. Allora, io non so se si vede, ma questo praticamente è la modifica, la manomissione che abbiamo fatto, perché non c'è molto margine di lavoro, quindi questa è l'unica che abbiamo potuto fare. In pratica ho cortocircuitato tutta l'alimentazione del 5V, per cui il BMS non viene più alimentato. Infatti se lo premo non funziona nulla, guardate. Ma qui
non si accende nessun LED perché la batteria, appunto, manomesso il BMS in maniera tale da non farlo andare. Si sente il click, vedete, ma non va il BMS. Bene, ora per non far sembrare la cosa troppo losca e non portare quindi io la batteria, che sennò magari dicono Ale, ma te hai mica fatto un video o una cosa, farò portare la batteria da un altro rivenditore, quindi ho contattato un rivenditore perché spedisca la batteria in garanzia a XP e chieda quindi se la batteria può essere sostituita perché non va più. Quindi noi abbiamo solo dichiarato che la batteria non va e adesso vediamo un attimino cosa ci rispondono. Allora, eccoci qua giù, prima di iniziare a fare altri video, oggi il rivenditore mi ha rimandato indietro la batteria, vediamo che è la stessa, perché il codice seriale è lo stesso che ci eravamo segnati. Hanno sostituito il BMS, come vediamo adesso la batteria è di nuovo funzionante, il rivenditore mi ha riferito che non si sono accorti ovviamente di manomissione, non si sono accorti di nulla e hanno provveduto a sostituire l'intero BMS e me l'hanno rimandato indietro. Quindi facciamo un attimino due ragionamenti e due conti. Ovviamente il fatto che non si siano accorti della manomissione, che era anche abbastanza palese se si prendeva in mano il BMS, è una cosa sicuramente non positiva, ecco, da questo punto di vista, perché ci fa capire che non sono troppo dentro, non hanno capito troppo il meccanismo, vuoi anche per la buona fede che magari il rivenditore gli ha detto mi devi risolvere il problema, non so, questo va un attimino visto. Però non sono stati in grado di vedere appunto la manomissione del BMS, ma dall'altro lato comunque se si sono comportati bene perché hanno sostituito il BMS nella batteria, quindi l'hanno riparata, quindi il costo di riparazione non è poi così grosso e affrontabile perché si parla di un BMS, e hanno sicuramente risolto il nostro problema che era quello della batteria che non andava. Vuoi, insomma, il motivo poi di tutto non sono riuscito a capirlo, ma ce l'hanno cambiato. Probabilmente se non avessero potuto risolvere nemmeno in quella maniera mi avrebbero cambiato la batteria. Io sono quasi certo che se avessi tagliato un cavo della batteria mi avrebbero cambiato anche la batteria, ma non aveva senso perché la batteria era così nuova, alla fin fine aveva solo 13 cicli di ricarica, quindi davvero molto molto pochi. E comunque sia, l'assistenza sono stati molto molto veloci perché sono passati qua nemmeno una settimana. In nemmeno una settimana io ho spedito il pacco a un altro rivenditore, da un'altra parte d'Italia che non dirò per non comprometterlo, e il rivenditore ha spedito di nuovo a XP. XP ha provveduto a fare la riparazione, l'ha rimandata al rivenditore e l'ha rimandata a me. E tutto questo praticamente in una settimana, quindi davvero un tempo molto molto veloce di gestione della problematica. Bene, se questo video ti è piaciuto, se sei interessato ad altri video di questo format, metti un like, condividi il video, contattami pure, sentiti libero di contattarmi e magari scrivi qui sotto se ci sono altre ditte che vorresti contattare o che vorresti fare questo tipo di prova e di assistenza. E se hai un mezzo, devi mandare in assistenza, contattami, magari facciamo un video di questi dove lo mettiamo alla prova. Molto buona giornata.